Cordiale saluto e ben ritrovati anche per la pagina sportiva del TG Noi, che apriamo con il basket. È stato diramato il calendario del prossimo campionato di Serie A1, che vedrà ai nastri di partenza naturalmente anche il Jesan Lemura Lucca nella veste di campione d'Italia. Da dire che nell'opening day, che si svolgerà il 30 settembre e il 1 ottobre a Ragusa, le biancorosse di coach Loris Barbiero affronteranno il Broni. Vi anticipiamo anche che nella seconda giornata ci sarà l'8 ottobre il match casalingo al Palatagliate contro Battipaglia, alla terza giornata trasferta a Napoli e poi in casa con il Vigarano. Ma naturalmente sul calendario del Lemura Lucca torneremo in modo più ampio nelle prossime edizioni del TG Noi Sport. Parliamo di calcio, prosegue il lavoro della Lucchese nel ritiro di Fiumalbo, ma in casa rossonera si guarda anche al mercato, sembra ormai fatta per il difensore Riccardo Baroni, classe 1998 della Fiorentina, figlio d'arte, suo papà Marco è stato apprezzato difensore, attualmente allena il Benevento, con cui ha conquistato una storica promozione in Serie A. Baroni è considerato uno dei giovani difensori più promettenti, da aggiungere sempre per la Lucchese, che è sempre in tema di mercato. Obbedio sta seguendo il centrocampista Samuele Damiani, classe 98 di proprietà dell'Empoli, e si parla anche di un forte interessamento della Lucchese per il difensore Federico Sorbo, classe 91, Sorbo tra l'altro è di Pietrasanta, l'ultima stagione a Lumezzane. Una notizia ancora di calcio, anzi due notizie. Giovedì alle 20:30 allo stadio De Pini, amichevole tra Viareggio e Livorno. I prezzi sono 10 euro per la tribuna e 8 euro per la gradinata, come ci segnala il collega Roy Lepore, che ci ricorda anche che mercoledì alle 16 al centro tecnico di Tirrenia ci sarà un allenamento congiunto tra il Livorno e il Seravezza di Walter Vangioni, neopromosso in Serie D. Ed ora, sempre per il calcio, parliamo invece del campionato che verrà di promozione. Perduto il Castelnuovo, ripescato in eccellenza, dove peraltro sarà anche l'unica nostra rappresentante, il campionato di promozione avrà comunque uno spessore tecnico ed un interesse come poche volte accaduto negli ultimi anni. Ci saranno infatti due nobili decadute ad impreziosire il torneo, che avrà tre raggruppamenti regionali a 16 squadre. Il nostro, presumibilmente, ancora una volta sarà il girone A. Parliamo di Camaiore e Pietrasanta, che con una clamorosa e poco piacevole accoppiata sono riuscite entrambe a retrocedere dall'eccellenza in un campionato che non rispecchia assolutamente il loro blasone storico. Tra l'altro si era temuto che il Pietrasanta potesse ripartire addirittura dalla terza categoria, ma per fortuna il presidente Carlo Ciapone ha rilanciato la sfida, tanto che proprio la squadra biancoceleste affidata a Marco Del Metico potrebbe essere una delle grandi favorite. Ma lo stuolo delle compagini della provincia di Lucca è rappresentato anche da realtà della Piana e dintorni. Alle riconfermate Lamari e Vorno vanno infatti aggiunte le neopromosse Villa Basilica e Folgormaglia. Per entrambe si tratta di un gradito ritorno in categoria. Ricordiamo infine che il campionato inizierà domenica 17 settembre e che sarà preceduto dal 3 settembre dalla Coppa Italia, dove avremo una ghiotta anticipazione sui molti derby che del resto caratterizzeranno poi l'intera stagione. Allora, come abbiamo già fatto con l'eccellenza, vediamo anche il probabile girone del campionato di promozione Girone A 2017-2018 con Camaiore, Calenzano, Cascina, Forcoli, Perignano, Lammari, Lampo, Maliseti, Pontremolese, Quarrata, Real Ceretese, Vaianese, Vorno, Villa Basilica, Folgormaglia e Pietrasanta. Sempre per il calcio, ma il calcio femminile, l'associazione calcio femminile lucchese è iscritta al campionato di Serie B per la stagione 2017-2018. La squadra del presidente Marco Chiocchetti giocherà quest'anno le sue gare interne a Porcari. Anche in questo caso torneremo sul calcio femminile in modo più ampio nei prossimi giorni. Parliamo di atletica. Ponte Buggianese, Altopiano delle Pizzone e Venturina sono i luoghi delle imprese, delle ultime imprese di Lorenzo Checcacci. Una tripletta di ori in meno di una settimana. Checcacci delle Alpi Apuane è stato protagonista assieme a tutto il gruppo di una settimana ricca e densa di appuntamenti. Intanto domenica scorsa dovremo vedere un'altra foto a Gorfigliano, sempre per il gruppo podistico Parco Alpi Apuane, argento di categoria e quinto posto assoluto per Marco Barbi, oro di categoria e settimo assoluto per Marco Rossi, bronzo e ottavo generale per Andrea Massari, bronzo e quindicesimo all'arrivo per Maurizio da Prati. Siamo ai motori, Andreucci e Andreussi verso il decimo titolo tricolore, ma nelle ultime due prove dovranno fare molta attenzione perché Scandola e Campedelli ancora non hanno del tutto alzato bandiera bianca. Il cielo sul campionato italiano Rally 2017 non è ancora del tutto sereno. A due prove dalla conclusione, Roma Capitale e Due Valli, Paolo Andreucci comanda infatti la classifica generale con buon margine sui rivali di sempre, Campedelli e Scandola, che sono lontani ma non troppo, battuti ma non ancora rassegnati a fare da paggetti al grande campione Garfagnino.
In effetti, dopo 6 delle 8 prove in programma e considerando che Ucci deve scartare 4 punti, la classifica ci suggerisce che i giochi non sono ancora del tutto chiusi. Del resto, il rally di San Marino era corsa tutt'altro che favorevole ad Ucci, che ancora una volta ha dovuto limitare i danni rispetto a Scandola, dominatore assoluto sulla terra, e allo stesso Campedelli, finito KO nella seconda tappa. Precisiamo che Andreucci è sempre andato fortissimo su questo terreno. Qualcuno di voi ricorderà le sue fantastiche performance in avvio di carriera, ma il problema è che sullo sterrato la Peugeot 208 T16 è decisamente meno competitiva rispetto a Skoda e Ford. Tutto lì. Ora però la terra è finita e le prossime due gare potrebbero favorire il 9 volte campione italiano. In mezzo la lunga pausa estiva di quasi 2 mesi che servirà a ricaricare le pile prima dell'assalto finale. Paolo Andreucci e Anna Andreussi sanno di essere molto vicini ad un traguardo storico come il 10° titolo tricolore che li farebbe entrare definitivamente nella leggenda del realismo italiano. Ma sono pure consapevoli che a Roma e a Verona dovranno essere al top. Allora sì, che il cielo del CIR 2017 sarà solo azzurro, anzi tricolore. La classifica del CIR con la nostra grafica, 6 gare disputate su 8, comanda Paolo Andreucci, in realtà quello che conta sono i primi 3 posti, le prime 3 posizioni, vedete 73 punti e mezzo, in realtà al momento sarebbero 69 e mezzo perché il pilota Garfagnino dovrebbe attualmente scartare 4 punti. Poi seguono Simone Campedelli a 58 e Umberto Scandola a 57, molto più distanziati tutti gli altri. Dunque per Paolo un buon vantaggio, ma ripeto, ancora non è fatta. La Pallavolo Nottolini Capannori partecipa al progetto della Federvolley Nazionale Eco Volley nel percorso intrapreso di miglioramento continuo e riconoscendo come il bene ambientale sia uno dei pilastri dello sviluppo di una società moderna e all'avanguardia. La società capannorese ha ricevuto il diploma di adesione al progetto FIPAV Eco Volley per la stagione 2017-2018. Per quanto riguarda la Nottolini, la prima manifestazione evento organizzata anche con i criteri ecosostenibili del progetto Eco Volley sarà il Summer Volley Nottolini, che ha preso il via proprio in questi giorni. Chiudiamo con il podismo, si è svolta domenica scorsa, vediamo anche delle immagini all'interno dell'oasi naturalistica del Parco dell'Orecchiella, la 13ª edizione della Corsa dell'Orso. Si è trattato di una passeggiata di montagna non competitiva di 5-10 km. Sono stati ben 368 i partecipanti che hanno deciso di trascorrere un pomeriggio passando al fresco di faggi e abeti a diretto contatto con la natura dell'Appennino tosco-emiliano. La gara è nata con lo scopo preciso di valorizzare l'ambiente e far conoscere le tante specie botaniche che caratterizzano l'oasi. Al seguito degli atleti, spesso, come vediamo, anche le loro famiglie che hanno approfittato della bella giornata per vivere un'emozione unica a diretto contatto non solo con le specie botaniche ma anche con la fauna del posto, e da lì il nome, la Corsa dell'Orso. Bene, direi che è tutto per quanto riguarda la pagina sportiva. Io vi ringrazio per l'ascolto. Dopo una breve pausa il TG prosegue con la terza ed ultima parte.